e l'onore al museo. In particolare ci siamo soffermati sulla creazione architettonica in 3D tramite l'utilizzo del software HomeSkyler, sotto la supervisione del nostro insegnante di arte immagine Alessandro Matassi. Abbiamo analizzato i vari sistemi scolastici, con video didattici e con ampia libertà creativa. Abbiamo progettato la scuola dei nostri sogni. Le piantine e tutto il lavoro sono salvati sul supporto digitale, con l'intenzione per l'autocarico, così da poter realmente visionare gli ambienti, le sue caratteristiche e qualità. Grande interesse ha suscitato in noi il rendere in 3D e l'abbiamo preferito rispetto al classico per l'aspetto realistico e per uno studio attento degli spazi. Della scuola giapponese abbiamo apprezzato soprattutto la sua apertura verso gli altri, il senso del grande rispetto degli ambienti insieme a fine giornata, alunni e insegnanti, perché non ci sono collaboratori scolastici. Importantissima, infatti, è la presenza di molti club sportivi e club culturali. Tra le tante attività sportive ci sono tennis, basketball, calcio, rugby, pallavolo, atletica leggera, nuoto, danza e sport tipici giapponesi. Tra i club che promuovono attività culturali ci sono quelli di musica, arte, fotografia, band, club per chi vuole imparare l'inglese, club che promuovono i contatti tra studi internazionali giapponesi, club di giardinaggio, cucito, cerimonia di tè, composizioni floreali e giochi da tavola. L'utilizzo inoltre della formazione rafforza un senso di equità e uguaglianza nei ragazzi, ma significa anche rappresentare la propria scuola con orgoglio. Dalla scuola americana abbiamo apprezzato, anche se ci sentiamo cittadini del mondo, il forte senso di appartenenza soprattutto alla propria nazione e alla propria scuola. Cantano l'inno in classe alle 9 ogni martedì. Hanno la bandiera americana sulla porta di ogni casa, in ogni aula, ogni parcheggio, molti negozi. Credono nel loro paese, si sentono fortunati e non vorrebbero essere da nessun'altra parte del mondo se non qui. Hanno decine di magliette certe della scuola e le mettono spessissimo anche al di fuori dell'orario scolastico. Sono fieri di ciò di cui fanno parte. Partecipano agli eventi scolastici, eccetera. Esempio di progettazione in scala: palestra, aula, atrio e bagno. Feng Shui in cinese significa letteralmente vento e acqua. Il vento è il giro, l'aria che trasporta le nuvole gonfie di pioggia, l'acqua senza la quale ogni creatura del pianeta non potrebbe sopravvivere. L'antica disciplina del Feng Shui è considerata appunto indispensabile ed è un insieme di pratiche di letteratura e di interpretazione del paesaggio, delle forme delle costruzioni e degli spazi interni degli edifici. Ha lo scopo di evitare influssi negativi di varia natura che possono colpire le costruzioni e l'uomo. Il giallo è il colore come se portasse il sole dentro casa. Per il Feng Shui è il colore della luce, significa potere e stimola la salute, sia che si usi in casa che in ufficio. Il giallo porta vibrazioni vivaci ed edificanti in ambiente e allontana le energie negative. Il colore giallo è una scelta eccellente per il Feng Shui, per la camera dei bambini e a scuola, anche per i ragazzi con disabilità. Il rosso è il colore che rappresenta l'elemento del fuoco per il Feng Shui, è il colore cinese della fortuna e della felicità. Queste sono delle immagini che rappresentano il nostro lavoro fatto in classe. Secondo la disciplina cinese, la relazione casa e uomo identifica l'aspetto vibratorio delle strutture energetiche, in cui sono identificabili campi di energia sottile, ai quali viene riconosciuta la caratteristica di costituire uno schema dentro cui scorre un'energia vitale, collegata a tutte le forme di vita. Lo spazio in cui si vive e lavora, così analizzato, diventa contenitore che si adatta alla nostra personalità e alle attività che si svolgono.
specifico per l'uso di colori. Laurea in informatica, abbiamo scelto i colori bianco, argento e metallizzato, che sono i colori di alcuni, che favoriscono la ricerca interiore e tendono a calmare. Il bianco indica purezza ed innocenza. Il bianco è il colore che assorbe o contiene tutti gli altri colori. Per questo motivo tutti siamo affascinati e soddisfatti da uno spazio bianco e puro. Il verde è il colore del rinnovamento e della rigenerazione. Questa tinta trasferisce infatti equilibrio fisico e mentale. Non a caso si usa spesso in luoghi deputati alla salute, come cliniche ed ospedali. Il marrone, questo colore, è diventato popolare per il Feng Shui solo di recente. Ha un'energia nutriente ed evoca infatti la cioccolata, il caffè e le sensazioni calde del letto, per cui è un colore positivo. Queste immagini sono sempre delle nostre scuole che abbiamo realizzato. Spesso sono i panni, le aule ricreative. E abbiamo deciso di aggiungere il cooperative learning. Il cooperative learning sostituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. Grazie per l'attenzione e per averci coinvolto in questo splendido progetto. Torniamo all'ultima classe, dalla seconda B di Alzare.